Ci siamo su Teletour e Telecentro 2, ancora un grande appuntamento sportivo con Calcio Toscano, Calcio Giocato. Come sempre insieme a Maurizio Zini e a Marco Morelli e tantissimi ospiti. Parleremo dalla Serie A fino ai professionisti e oltretutto non mancherà la finestra sui dilettanti, calcio femminile, calcio giovanile. Tutto anche in collaborazione con il magazine Calcio Più e soprattutto con il prestigioso patrocinio della Nazionale Dilettanti della Toscana. Calcio Toscano, calcio giocato. L'Arianese esce sconfitta qui a Carpi per 1-0 per un rigore di Saporetti. Direttore operativo Fabio Taccola, com'è andata secondo te, al di là del risultato? Al di là del risultato, del quale non voglio parlare perché tanto è stata una partita, a mio avviso, per come io l'ho interpretata, brutta da entrambe le parti. Una partita decisa da un episodio che è il rigore. Noi abbiamo avuto tantissime occasioni, però come si ripete sempre, se non si fa gol non si va da nessuna parte. Nelle interviste precedenti ho sempre detto: noi valutiamo partita per partita, facciamo le nostre valutazioni e sulla base della quale prendiamo le decisioni. Credo che questa volta sia arrivata l'ora che dobbiamo fare una valutazione, non una valutazione di superficie, ma una valutazione molto attenta, che vedremo le decisioni che prenderemo durante il corso della settimana e quella a seguire. Su che base? A livello tecnico, a livello societario? Ma a livello societario non credo, a livello tecnico credo che dovremmo prendere delle decisioni importanti, ecco. C'è un silenzio stampa della società oppure no? Non è un silenzio stampa, c'è molto rammarico, quindi per rispetto tuo, delle testate giornalistiche e tutto, si dice solo due parole che sono queste. Abbiamo vissuto sino ad oggi facendo riflessione partita per partita. Oggi è il tempo di fare una riflessione importante e vedere cosa dobbiamo fare per il futuro.